c'è un motivo per cui si parte, per ognuno diverso. Il suo per imbarcarsi in questo progetto qual è stato, Mazzacurati? Ma è stato veramente esclusivamente il moto di simpatia che ho avuto nei loro confronti e il desiderio, avendo preso coscienza di quanto poco loro fossero, per così dire, estroversi, insomma, portati al raccontare se stessi, diciamo semmai più al contrario, chiusi un po'. Ecco, ho pensato non è giusto. Si parla spesso dell'egoismo, di questa ricchezza che non si è trasformata in bene comune, in sottocultura, addirittura di razzismo, eccetera. Mi è sembrato doveroso documentare anche il fatto che esistano storie e realtà come questa. Una chiave un po' di successo è la bontà dei progetti, perché se si consegna una proposta preconfezionata, poi è più difficile da implementare. A parte che di principio per me non è neanche corretto. Io ho cercato di, dopo averli conosciuti, filmati, raccontare l'impressione, ecco, che queste persone molto semplici che fanno questa vita per me molto particolare, molto estrema, e che loro invece vivono con totale naturalezza, ecco, raccontare anche proprio questo spirito. Mi ha molto colpito, adesso come prima cosa che mi viene in mente, la considerazione che fa un medico che si chiama Italo, che dice: io sono molto all'Africa, molto contento e grato all'Africa di avermi accolto. Che sembra un paradosso, perché l'idea che ti fai è che è lui che è andato lì a aiutare, a fare questo mestiere in un posto che, insomma, no, lui ti dice: no, guarda, è proprio il contrario, cioè io col carattere che ho non sarei mai stato capace di fare il medico in Occidente, in Italia, perché c'ho un brutto carattere. E invece, per fortuna di Dio, esistono anche questi posti e io in questi posti ho trovato un senso. E questo ti dice tutto. A medida che eles crescem, as necessidades são mais, dificuldades são mais. È difficile. Il film si chiude con una parola, mi sembra, non so se ho colto bene o male, che è compassione. Ecco, le va di interagire su questo? Certamente, è la parola che usa Paolo Lanzoni, che è un medico che ha passato gran parte della sua vita in Africa, che dice: alla fine, se tu mi chiedi ne vale la pena fare quello che io ho fatto, qualcuno dice forse non serve quasi a nulla, perché il segno che lasciamo è così lieve che basta un piccolo colpo di vento e tutto ritorna come prima. Lui dice: sì, è vero, probabilmente è così, però se tu queste cose le fai con compassione, cioè con quel sentimento che è guardato oggi quasi con una specie di riluttanza, si crea un rapporto che non è solo quello che c'è tra il medico e il paziente, ma è quello tra un essere umano e un altro essere umano.